il massimo. Nel dire, e in questo siamo, diciamo, la base del costruttivismo, che la realtà obiettiva non esiste proprio, no? Cioè, questo è nel centro, nel cuore del costruttivismo, l'idea che è una realtà che è obiettivamente quello che è tutti, è uguale per tutti, questo non esiste, no? Quelli radicali dicono è sempre così, non ci sono eccezioni quasi. Diciamo c'è un po' i diversi sfumature di questo, ma per quanto riguarda anche il mondo educativo trovo molto molto importante, perché parte dall'idea, come ho detto un po' prima, che solo perché io dico qualcosa arriva a tutti voi nello stesso modo, e praticamente quello che capite è la stessa cosa. Sicuramente non è così. C'è questa idea, già una persona, un austriaco che ha vissuto tanti anni negli Stati Uniti, Heinz von Förster, che mi piace tantissimo, che lui ha detto l'uomo nel mondo educativo, o i bambini vengono trattati spesso come macchine triviali, come una macchina di caffè, una macchina triviale, nel senso che l'idea non funziona sempre, ma quando funziona, che tu metti una moneta, tu metti il bicchiere e viene il caffè. Non spesso nel mondo educativo funziona anche, cioè tanti vogliono che funzioni così, che praticamente uno dice qualcosa che il bambino fa così. Il costruttivismo dice questo è nonsense, questo. Non funziona perché abbiamo predisposizioni, no? C'è anche i bambini, ma ancora più con gli adulti. Abbiamo già imparato un sacco di cose, abbiamo già vissuto molto e abbiamo creato schemi mentali. Questa è una parola che ritorna in questi giorni. Schemi mentali sono praticamente quello che vi aiutano di far capire, se tu hai un'esperienza, quello che tu capisci, che il adesso mi vengono le parole in inglese, che how you make sense of it, eh? Che cosa trovi, nel senso che tu trovi nell'esperienza, è basato sui due schemi mentali. E schemi mentali si costruiscono tramite esperienze, eventi riflettuti praticamente, quelli che tu hai già vissuto e anche riflettuto, e dici, ah, è così. Sono i filtri praticamente, e siamo fatti tutti così, che schemi mentali, noi cerchiamo di riconfermare e riconfermare i nostri schemi mentali. E questo non aiuta per fasi di transizione, spesso. Perché spesso quando, diciamo, la nostra vita, cioè aspetti della nostra vita cambiano, può essere che alcuni di questi schemi non ci aiutano più. E questo dopo il lavoro, come si cambia questi schemi mentali, ma ancora non ci siamo. Quindi cominciamo con alcune immagini che un po' fa capire questa idea degli schemi mentali. Cosa vedete? È un pezzo di ruota. Un pezzo di ruota. Un pezzo di ruota. Ruota. Sì. È vero, sembrano storte, che sembrano più vicine al basso, ma invece non è così. Cioè, proprio la distanza è sempre la stessa.
È questo che solo in questa direzione praticamente che noi vediamo qualcosa che è il senso, in questo senso che è banale, perché diciamo che la distanza non è uguale, è perché abbiamo certi schemi che quelli che ci dicono adesso va bene, abbiamo già visto questa immagine, no? Ah, attento, no? Ma vedete tutte le due facce? Non so se si vede bene adesso. Cos'è? È un quadro di René Magritte, un artista belga, molto molto bravo, che è un artista costruttivista praticamente, che ha tante immagini, che gioca proprio su questa idea del cosa è reale, no? E se vedete qua, è un quadro che praticamente si praticamente quello che tu vedi nella natura, nel paesaggio, e il quadro praticamente diventa uno. Ma di qua c'è un quadro, invece pensi che sia il paesaggio reale. Ah, questo me lo facciamo vedere durante la visita ottica. Sì, questo è uno dei quadri più famosi di Magritte, che è una mela e sopra c'è scritto "This is not an apple". Sì, esatto. Questo non è una mela. Che lui vuole, cioè, questa provocazione, un po' per pensare, aspetta, ma questa è una mela, no? Perché dicendo che questa è una mela, si può dire è una convenzione, perché possiamo anche dire è un crk. Se tutti siamo d'accordo che questo è un crk, diciamo questo è un crk. È velenoso, un crk. E può diventare un animale che è molto feroce. Si apre dentro. È una, questa idea. Va bene, siamo così e sono tantissimi, che una mela magari è ancora un esempio banale, no? Ma spesso andiamo in una situazione nuova, ci sono altre persone e la nostra, cioè non siamo nemmeno consapevoli di questo, ma la nostra mente subito fa, già cerca di capire come si comporta qua, cosa devo fare, cosa non devo fare, no? Questo è importante anche, ma è importante anche di essere consapevole che facciamo già, abbiamo un'opinione spesso molto rigida su dire è così qua, ah così qua non si deve fare questo, ah così si fa così, eh? Ma ah, lui è un compicoglione, no scusa, è un, cioè questi spesso velocemente andare avere queste affermazioni e invece dire va bene, questo la mia mente mi costruisce basato sui miei schemi mentali, no? Ok, buon riassunto per quello che ho già cercato di dire. Cioè sempre se tu osservazioni, esperienze, apprendimenti, impulsi, conoscenze, cioè abbiamo ogni giorno praticamente creano immagini oppure schemi mentali nel cervello, no?
Ma quando siamo in fase di transizione e siamo questa idea, sentiamo questa confusione, questo sentimento, non lo so più cosa è giusto, no? E questo è il momento quando i miei schemi mentali non funzionano più così, eh? Perché non mi danno più queste risposte che mi servono, che sono tranquillo. Perciò è importante di essere consapevole un po', quali schemi adesso sarebbero un po' da lavorare su. E schemi mentali possono essere anche, che in inglese si dice beliefs, si dice credenze, ok. Sono spesso credenze come, ma io sono impaziente, o io, classico, non so disegnare. Sicuramente ne avete anche abbastanza, come tutti noi, no? È importante che sono schemi mentali, sono credenze, perché nei genitori, nella scuola, non lo so, quando come bambini l'abbiamo sentito tante volte e a un certo punto è diventato realtà, ma invece non è realtà, è solo una credenza, è una convinzione. Perché io ho cercato sempre, perché io non so disegnare e faccio un disegno, ma vedi, ma brutto. Cioè, io riconfermo e riconfermo questa credenza. E questo, ovviamente, cioè, spesso in fase di transizione ci bloccano, eh? Perché alcune di queste credenze non ci aiutano. Ma se tu dici sempre, ma io sono così, va bene, cioè, praticamente il muro diventa sempre più rigido. Sì. Sul tema costruttivismo e apprendere, o apprendimento costruttivistico. Cioè, ripeto questo esempio con la macchina triviale, che le persone sono, gli esseri umani sono macchine non triviali, se vogliamo usare questo termine di Hanscom First. Quindi, qua abbiamo tantissimi schemi mentali, che è quello che dico io, quello che vedete, se praticamente c'è come una macchina che è molto complicata e fa tante cose, no? E trasforma quello che viene detto, viene vissuto, viene visto, e quello che esce è diverso per Chiara, per Simone e per altre persone. Ma cosa vuol dire, se crediamo in questo, cosa vuol dire questo per, diciamo, contesti educativi, eh? Perché ci vuol dire anche questa forza di dire tu devi imparare questo, è anche uno sforzo duro, no? Perché soprattutto, ma va bene se c'è solo un'informazione, no? Capire fisica e capire come funziona la teoria relativa magari è una cosa che si può imparare e si può ripetere. Ma se diventa una cosa che diventa parte di te, quello che diventa è diverso per le diverse persone diverse. Perché tu costruisci praticamente la tua realtà. Questo è importante. È una grande opportunità. L'apprendimento è una possibilità alla fine di cambiare questi schemi che non funzionano più per te. Questa è un'opportunità quando siamo aperti per questi mani. Voi siete già ovviamente molto aperti, perché altrimenti non siete qua in questo momento volontariamente. Come arriva questo? Avete domande o commenti?
Io sto pensando questa cosa. Scusa, hanno. Se lui meglio che lui ha il microfono quando. Può essere estremamente. So, mi sta venendo questo dubbio. Perché diciamo, queste metodologie poi portano, no, a farti delle domande. Paradossalmente ti mettono in una condizione di non sicurezza, no? In base appunto ai due schemi mentali. Però è estremamente utile nel momento in cui c'è un apprendimento, chiamiamolo così, primario, di base, no? E quindi appunto impari ciò che è utile, no? Durante il giorno, per il lavoro, durante la scuola. Nel momento in cui tu hai acquisito queste prime nozioni, no? Dici ok, non vivo nell'ignoranza, vivo nella conoscenza, parlando semplicemente, cerco. Perché risulta difficile spiegare questo concetto, che voglio dire. Nel momento in cui però poi ti poni in questa condizione di immaginare che in qualsiasi situazione tu stai comunque creando la tua realtà, magari credi di avere una mentalità aperta, però anche quello può essere una tua percezione, non sai se è la realtà, e quindi questo ti porta in un circuito in cui dove la fine non arriva mai, cioè appunto è un continuo. Uh-huh. E come li piazziamo gli obiettivi comuni? No, ma l'importante è capire che va bene, tu puoi sempre stare nel tuo cortocircuito, no? Ma siamo anche, abbiamo sempre la possibilità di cercare anche con l'aiuto di altri, perché siamo in interazione con gli altri, no? Che magari di chiedere un po' di feedback, un po' di riflettere, ma come sto in gruppi, no? Come sto in questo gruppo, che tipo di reazione hanno gli altri su di me. Cioè, se tu, perché questo esempio di io sono una persona con la mente aperta, no? Ma è una cosa che anche tipo, è importante come gli altri ti vedono. Mm-hmm, certo. Se tu hai sempre... Non di aiuto. No, quello che volevo esprimere è che acquisire questa consapevolezza, no? Sì. Saperlo, cioè, siamo tutti d'accordo su questo fatto qui, che tutto è sempre... cambia nei contesti, nelle situazioni, a seconda di... Nel momento in cui riesci a capire questo e quindi avere quella resilienza... di cui si parla, a sua volta può rientrare in questo meccanismo il fatto, cioè un po' quando si è passati alla scoperta del relativismo, invece di darti più certezze si è creato, diciamo, quel sentimento di scoramento invece di rafforzamento. Può entrare anche qui questo meccanismo negativo, anziché, no? Cioè, questo è un cambiamento che mira al miglioramento, però non darti, diciamo, queste certezze in maniera, cioè non darti le mani, non può porre l'animo umano invece abituato a crearsi queste certezze, a sentirsi, diciamo, sbaesato, perso nella vita. Cioè è un rischio che si corre per chi non ha una abituato a cambiare sempre, cioè per chi non è abituato non avere più le certezze a volte degenera la depressione, per esempio. Cioè deve essere un cambiamento lento, cioè non forte e immediato, altrimenti poi ci sono questi rischi.
non so se quello che sto per dire risponde realmente, però io credo che la forza di questo approccio sia dovuta al fatto che se tu sei consapevole che quando stai per fare qualcosa con un gruppo, ognuno vede le cose in maniera diversa, ti dà l'opportunità di chiarire prima insieme al gruppo come la vede ognuno, e quello ti dà la possibilità di trovare l'obiettivo comune, perché tu prima hai detto non si arriva mai allora. Invece se tu sei consapevole che non vedono tutti le cose come le stai vedendo tu, il chiarire prima come ognuno le vede ti dà la maggiore possibilità di arrivare a un obiettivo comune, altrimenti se tu sei convinto che tutti la pensano come te, parti in quarta e poi ti rendi conto dopo che in realtà l'obiettivo non è comune, e questo secondo me blocca di più il processo verso l'obiettivo, credere falsamente che tutti hanno la stessa idea e poi accorgersi per strada che non è così. Se tu hai una consapevolezza maggiore all'inizio, ti poni nella condizione, utilizzi metodi che ti permettono di chiarire ancora di più quali sono gli obiettivi. Non lo so però se risponde, o forse no. Sì, no, questo ci sarebbe un punto, cioè quella e soprattutto è bello se, detto questo, ti lasci arricchire da quello, dalla visione dell'altro. Cioè il fatto che qualcosa per me sia una cosa e per te sia un'altra, se io sono aperta all'apertura di cui parlavi prima, ho un elemento in più. Se tu mi spieghi come la vedi tu, sono più forte, sono più ricca, è bello, è forse più difficile parlarne che poi viverla questa cosa, è normale, siamo noi, non si potrebbe essere tutti uguali, ognuno ha la sua storia, la sua infanzia, la sua, è inevitabile. Lo scopo del lavoro di gruppo è quello, no? Fondamentalmente non lo voglio. No, ma no, hanno bisogno loro di questo. Esatto. Vabbè, ma non volevo solo dire quello. Non posso parlare senza microfono. Anche perché non credo che funzioni. No, ma è importante per... Ma mi mette in imbarazzo. Te lo tengo, vai, parlo. Sì. Sono stata a un seminario per ragazzi in cui si lavorava proprio sulla distruzione, sul cambiamento delle credenze che ogni ragazzo aveva accumulato nella sua esperienza, soprattutto in ambito scolastico, quindi sono bello, sono brutto, sono un secchione, sono scemo, sono pigro. E c'è un formatore ci ha fatto fare un esercizio, un lavoro molto semplice, se volete lo possiamo fare ora assieme, dura poco, su come la costruzione mentale, le immagini, le credenze possono cambiare la nostra performance. Lui è un formatore atletico, quindi è molto importante per lui la motivazione e l'immagine mentale. Allora, l'esercizio è questo. Liberate le braccia. Allora, ora con gli occhi aperti, puntate indietro, altrimenti vedo la vostra possibilità. E piedi o... No, è uguale. E ricordatevi il punto in cui siete arrivati, guardatelo e memorizzatelo, ok? Ora scegliete, chiudete gli occhi e immaginate di farlo solo mentalmente, quindi senza più farlo realmente con il braccio, però immaginate proprio che il vostro braccio si muove e arriva molto più lontano di dove è arrivato prima, molto 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 più lontano. Ok, aprite gli occhi, ora provate di nuovo. Wow! Bello. Grazie. C'è un video su YouTube che spiega queste delle credenze con un esempio di un elefante piccolo, che dall'inizio è stato legato, non lo so, con una corda di 2-3 metri, no? Per, non lo so, adesso 2 anni mi pare. E dopo 2 anni lui è stato lasciato libero e lui non si è più mosso più di questi 2 metri.
cioè, ha preso tanto tanto tempo per allontanarsi più di 2 metri di questo, che questo è un esempio di queste credenze, sì. Ma una cosa che volevo dire a Simone, è importante di avere certezze anche, perché andiamo proprio, cioè diventiamo matti, no? Se siamo sempre, non lo so cosa è giusto, cos'è, no? Cioè, è importantissimo, perché altro, cioè, non ce la facciamo, no? Dico, soprattutto quando ci sentiamo in fasi di, cioè qualcosa non va più perché qualcosa da fuori è venuto, perché hai perso il lavoro, qualcosa è successo, o perché stai cambiando in un altro modo. In queste fasi è molto importante di andare a fondo proprio, ma cosa credo, cosa, cioè proprio queste idee delle, cosa sono le mie schemi con cui praticamente io capisco quello che succede a me. Ma quando mi sento anche in un fiume che va avanti, che sono qua, è una sensazione anche importante, è una sensazione non solo mentale, questo è un altro aspetto, no? Che è sentirsi proprio anche fisicamente, col cuore, adesso sono al posto in cui devo essere, ma va bene, è una certezza bellissima, cioè adesso non in situazioni così, è un po' anche malato, no? Di cercare dov'è, magari non, cosa non va, che esistono anche queste persone, no? Ma è, quindi è proprio quando senti non mi piace più quello che studio o quello che faccio, c'è qualcosa che nella tua macchina proprio non arriva più una sensazione contenta, dopo è cercare un processo in cui qualcosa proprio non mi porta più, perché alla fine vogliamo essere felice, adesso diventa proprio base, ma è un indicatore importantissimo, eh? Sì. Secondo me costruire credenze, riconfermarle e poi invece distruggerle e modificarle è una questione proprio biologica, fa parte di una questione biologica, come un ciclo biologico che abbiamo, non so, un momento di grande stress a cui facciamo seguire, che so, un momento di riposo, oppure a livello fisico, ad esempio, le papille gustative ogni 8 anni si resettano e cambiamo la percezione del gusto. E, secondo me, anche dato che appunto abbiamo anche un corpo, è come se sia mentalmente che fisicamente ci costruiamo delle certezze o comunque dei punti in base anche all'ambiente che viviamo e poi ricominci da capo. A me ad esempio è capitato lavorando con la danza nell'improvvisazione attraverso il movimento di mettere in discussione tante parti del mio carattere. Paradossalmente lavoravo col movimento e con delle immagini che potevano essere creative o magari si costruivano ed erano delle fonti di ispirazione, diciamo. E poi sono cambiate, era come se fino a quel momento avessi detto che questo sono i punti, le fonti da cui attingere, e invece poi cambiando la prospettiva mi sono accorta che c'era tanto altro da cui attingere, e quel cambiamento mi ha fatto risalire a un mio modo di comportarmi con le persone o rispetto a determinate atteggiamenti o situazioni. Io volevo raccontare un aneddoto per rispondere a Simone. Tempo fa sono andato all'inaugurazione di un giardino progettato da un architetto paesaggista contemporaneo portoghese,
che si chiama João Núñez. È entrato nel giardino, era la giornata della prima di presentazione all'interno di un contesto di altre installazioni artistiche, quindi si entrava tutti insieme, la stampa col progettista, e il giardino di questo portoghese era un prato ricoperto di paglia bruciata e degli alberi piantati e bruciati. Quindi gli è stato chiesto, che giardino è questo? E lui ha detto, questo è l'inizio, cioè il giardino inizia domani. Io ho buttato sotto dei semi, ho dato il fuoco, che è la vita, la cenere, fertilizzante della terra. Domani, dopodomani, tra un anno troverete il mio giardino. Il significato era, l'importante non è l'obiettivo, la certezza, ma è il processo. Per me questo è diventato una filosofia di vita, non il giardino, però se io penso qual è l'obiettivo della mia vita, l'unica certezza che mi viene di pensare brutalmente è la morte, no? Cioè io sono nato per morire, se mi concentro a questo non vivo più, però se poi penso che forse l'importante non è l'obiettivo, la certezza inesorabile, ma è come ci arrivo, vivo, pensando che il processo è la parte importante. Ma niente avrebbe senso senza la morte. Eh? Niente avrebbe senso senza la morte. Come una filosofia. Vorrei a questo punto introdurre un esercizio che è in questa linea. E dopo possiamo continuare ancora di più. Per questo abbiamo bisogno che due persone lavorano insieme e sono con la sedia schiena a schiena. Se avete un po' di distanza tra coppia e coppia, posso fare con te, perché siamo a una dispari. Sì, siamo un numero dispari, sì. C'è ancora, potete anche ancora di più un pochino, perché dovete parlare, ma non, idealmente non sentire. Avete bisogno di una penna. Okay. Vi do un'immagine, che non sono immagini diverse. No? E una comincia. Spiega, e l'altro non vede questa immagine, ha solo, deve riprodurre questa immagine. Quindi tu, se tocca a te, tu spieghi l'altra persona l'immagine, far sì che l'altra persona può disegnare questa immagine. Ok? Va bene, diciamo che tu cominci. Ma comincia, aspettate ancora un pochino, intanto poi. Non
Bene, comincio io. Ok, avete 10 minuti per spiegare all'altra persona l'immagine. La balla lui ha già colpito la balla e guarda un guardo praticamente dietro la balla. No, non si vede più la balla. Vede la faccia, è orientato praticamente verso, guardando dove è colpito. No? Si vede solo la carriata, questo piccolo, come si chiama, dove si appoggia la palla. Si mette per terra a appoggiare la mano. Okay. Questo è l'immagine, no? E lui ha un cappello. Praticamente è più o meno una figura che copre i due terzi del foglio, no? Che lascia uno spazio in basso e lascia uno spazio in alto. Le gambe si toccano, ma i piedi sono praticamente puntano in due parti, cioè puntano in direzioni diverse. Sì, tipo V. Sì. Parliamo di credenze. Cioè,
è l'uomo. Quindi sono le due scarpe, ha i pantaloni e una maglietta, un tipo t-shirt. No. E poi sì. Ma è un naso molto grande e due occhi abbastanza grandi. Vedi solo uno vecchio perché la faccia è così che guarda fuori la pagina. Verso la sinistra. L'orecchio a sinistra, sì. Sì, pantaloni e una maglietta tipo t-shirt. Questa borsa per i mazzi, si vede una ruota, cioè quindi far sì che si può trascinare questa borsa, ma solo una ruota e ci sono 5 mazzi. Ma No. Cioè non ci sono disegni, cioè in ogni caso non ci sono colori, quindi molto semplice. Cos'è? Ah, no, la maglietta è molto lunga, quindi copre la base, cioè copre la parte dove la cintura. Sì. E in mezzo, proprio tra i due piedi, c'è questo faro per appoggiare la palla di golf. Sì? Ah? Certo. Thank you.
aspettate, fate, non fatevi vedere tutti perché facciamo, facciamo cambiamento, cioè il cambio. Ci siete più o meno? Ok. Quale avete usato? Questo ragazzo. Quindi adesso tocca a te. Quindi per la vecchia, ok. Thank you.
Thank you.
Ok, ci siamo? Sì. No, facciamo chiedere. Cioè, non so, vediamo, facciamo studiare, possiamo vedere. Sì. Ok, l'invito è di fare, di andare due coppie, o qua cinque insieme, solo per 15 minuti. Cosa vi fa capire, cosa notate quando ho fatto questo esercizio? Cosa vi fa pensare a fare questo esercizio? Magari voi quattro, sempre due coppie insieme. Coppie insieme, cosa vi fa capire, cosa vi fa pensare? Sì. Thank you.
Thank you.
Sì. Facciamo un ultimo chiacchio prima del pranzo. Questo piccolo esercizio. Ha diverse percezioni, no? Diversi? Percezioni. Percezioni. Perché l'immagine che ho io in testa, quando te la spiego, tu non la recepisci a maniera che percepisco io, quello che percepisco io. Ma non potevi spiegare la tua percezione all'altro? Sì, la puoi spiegare, però non la può intendere come la intendi tu, no? Perché? Cioè, perché come hai provato all'inizio? Come hai... E beh, ci siamo divertiti. cioè, abbiamo utilizzato delle... come si dice? Delle linee, delle figure geometriche universalmente conosciute, che poi è un cerchio, un ovale, una linea, un'onda, e però anche facendo così, nel senso la forma, la grandezza non sarà mai cioè quella che hai in mente tu, quella che c'era sul foglio. Si avvicinava, sì. Si avvicinava, però non... Sì, anche. A volte siamo più scontati di dire quello che pensiamo, cioè e ci passa dalla mente che chi ci sta ascoltando appunto deve capire, però mancano tanti messaggi, quindi che tanti messaggi possono trasformare in una cosa molto diversa dalla vita. Poi anche nel processo di nel fare, per esempio io con Simonetta, mentre lei mi diceva io disegnavo subito e poi modificavo, oppure poi aggiungevo dettagli. Invece lei prima mi ascoltava e poi dopo faceva, che era completamente
diverso. Anzi, io le facevo a lei le domande perché continuavo a disegnare, invece lei era molto... era prima ascolto e poi disegno. Ah. Ah. Comunque questo esercizio ci ha portato secondo me anche a focalizzarci su un punto, cioè che quando si spiega, comunque quando si è quando si è nel dialogo, non c'è mai se possiamo parlare di colpe, no? Nel senso che se io ho cercato di descrivere al mio partner quello che io vedevo, c'erano vari filtri. Innanzitutto quello, il filtro di come cioè delle mie immagini mentali, no? Ad esempio noi abbiamo utilizzato l'immagine della zucca, cioè io ho utilizzato l'immagine della zucca per descrivere a lui la testa, però lui la zucca se la immagina in un altro modo, differente dal mio. Quindi c'era già il mio di filtro, dopodiché c'era il suo, cioè quello che lui si ascoltava, ma in realtà l'immagine che ha lui di ciò che sentiva, no, da me. Inoltre poi noi abbiamo avuto anche un altro filtro, che è quello linguistico, perché lui francese e italiana, a un certo punto lui mi ha detto non capisco ciuffo, oppure non lo so, quando lui stava descrivendo qualcosa a me, no? C'era anche, diciamo, a livello linguistico, quindi abbiamo dovuto prima stabilire che cosa, di cosa stessimo parlando a livello linguistico, e poi dopodiché è nata anche la questione dell'immaginario, no? Sì. E quindi effettivamente non si può parlare di colpe. Una volta che abbiamo disegnato, e magari non, è completamente differente da quello, dal disegno di partenza, chi ha sbagliato? Chi può dirlo chi ha sbagliato? Ho sbagliato io a descrivere? O ho sbagliato lui a capire e quindi a realizzare, sì, quello che udiva? Non si, esatto, può stabilire questo. Chi lo stabilisce? Non si può. Esatto. Avete capito? Ogni tanto bisognerebbe dire mi sono spiegata, perché è 50 e 50, no? Cioè non è solo chi spiega ad essere responsabile della chiarezza di quello che sta dicendo, ma appunto e non è stupido perché non ha capito. Questa è una sfumatura che dovevamo. Noi abbiamo affrontato questa sfumatura prima, no? Nel piccolo gruppo che avevamo formato, cioè il fatto nella differenza tra il dire avete capito, oppure se io mi sono spiegata. Allora a me è venuto, no, in mente, da Valentina, l'esempio della scuola, e a me è venuto in mente pure il ruolo che si ha nella spiegazione, nel senso, nel nostro caso noi siamo due persone, eravamo due persone singole che non si conoscono, quindi ci si viene anche incontro, cioè nessuno di noi ha un ruolo diverso dall'altro, ci siamo posti in modo orizzontale. Nel caso della scuola invece, se la maestra spiega, e lo spiega quindi nell'educazione formale che tanto ci piace, come, no, a tutti, e spiega le stesse cose da 20 anni, e le spiega sempre nello stesso modo, ha detto per 20 anni avete capito, il primo bambino che dice io non ho capito, non è il bambino, cioè non si crederà mai al bambino che non ha capito, o meglio, è il bambino che non si sa rapportare, che non ha saputo ascoltare, non sarà mai la maestra che non è stata in grado di esprimersi, proprio parlando prima del discorso di prima sull'unicità delle persone. Quindi, no, razionalizzare il tutto, e quindi il relativismo di cui parlava prima Simone, mette ancora più dubbi, perché la maestra tende a spiegare, per dire, tutto nello stesso modo, e 20 bambini devono obbligatoriamente capire nello stesso identico modo in cui è stato spiegato. Esatto. E quindi Nel discorso dei filtri, della spiegazione, secondo me fa molto anche il rapporto che si instaura fra le persone. Cioè noi abbiamo tentato di spiegarci, per esempio anche noi due, no? Io ti chiedevo qualcosa, tu mi chiedevi, mi sono spiegato, io, tu hai capito, cioè è diverso il rapporto che si crea rispetto magari, esatto, a un ruolo che si può dare a una persona singola all'interno di un contesto. Esatto. Quindi era questa la cosa che avevamo analizzato, noi, la sfumatura avevamo colto. E questo che ho citato prima, questo Heinz von Förster, è un esempio molto, molto bello,
po' triste ma anche interessante, che dice il suo nipote che ha 6 anni o 7 anni viene a casa dalla scuola e piange, è molto triste, e spiega che nella classe, lezione di matematica è stato punito perché è stato chiesto quanto fa 3 per 2 e la sua risposta era 2 per 3 e l'insegnante ha detto questa è una provocazione praticamente, no? Quindi l'ho punito, no? Perché ha detto 3 a 2 è 2 per 3. Invece di dire questa è una risposta molto valida, no? È sbagliato perché dovrebbe dire 6. E proprio usa questo esempio per questa idea della risposta unica, che è un concetto così radicato nelle scuole e dopo anche nel mondo, che è proprio contro di questa idea del no, ci sono realtà diverse e ci sono approcci diversi, punti di vista diversi, che è importantissimo per affrontare complessità. E complessità, affrontare complessità con una risposta unica, c'è questo che fanno i partiti populistici, no? Questi che fanno le risposte semplici, no? Questa è la stessa cosa, no? Invece di educare a gestire tanti punti diversi e trovare insieme magari ok, si può vedere questo e questo, sarebbe molto più importante come scopo educativo di una dora che io so la risposta giusta, no? Alla difficoltà di trasferire dal canale visivo a un altro canale che è il canale linguistico. E vedevo che facevo, mimavo proprio, no? Dicevo, ah, allora adesso fai una U e Simone sta facendo la stessa identica cosa. E in ambito educativo mi fa pensare a quanti canali ci sono per spiegare la stessa cosa e quanto sia importante capire quale sia il canale giusto per ogni individuo, quindi spiegare le cose in maniera verbale, però poi avere la capacità di spiegare invece tramite l'azione, tramite il fare, tramite le immagini. Prima nelle cose che avevamo in comune ci siamo trovati noi e abbiamo parlato di memoria visiva e quindi deve essere importante anche in quello la molteplicità, il saper spiegare un unico punto ma da diversi punti di vista. Sì, usando diversi canali, sì. No, io volevo rispondere prima anche alla tua affermazione, che poi è una cosa che abbiamo detto anche con Paul, no? Sull'univocità della risposta nell'educazione e nella formazione. Allora io ad esempio mi trovo, faccio il pomeriggio e il dopo scuola con una ragazza. Molto spesso viene con, ad esempio, con dei testi, con delle poesie. Lei deve fare gli esercizi. Il libro di testo propone su per giù la coordinazione, fa un po' di domande sul testo, ma per la maggior parte delle volte riguarda, dal mio punto di vista, tecnicismi del testo. Allora io ad un certo punto io le chiedo, ma tu cosa provi nel leggere questo testo? Si vede la ragazza che si perde, no? Perché lei pensa ad una risposta da dare. E io sto continuamente a dirle, non esiste una risposta, quello che senti tu, no? Perché io immagino che, se io penso all'infinito di Leopardi, cioè lui non si è messo lì a scrivere l'infinito perché poi noi oggi dobbiamo studiare chissà che cosa dell'infinito, cioè lui effettivamente fa una trasposizione di quello che vede, no? Immagino, cioè è un'immagine che lui traduce in parole, quindi sono delle emozioni, delle immagini, delle sensazioni che c'è nella poesia, no? E loro invece sono abbastanza fissati sulla risposta che riguarda, non lo so, tutta la parte tecnica del testo poetico, facendo perdere quella che effettivamente è no, la prima sensazione di una poesia. Effettivamente, cioè, l'educazione si imposta sempre su questo, su una risposta che è quella, e basta.
Sì, per carità, non voglio togliere nulla anche alla, no, alla parte, diciamo, tecnica, però effettivamente, come anche noi, no, non siamo stati abituati a cercare dentro di noi le sensazioni che ci produce, ma qualsiasi cosa, anche, non lo so, se stai leggendo un periodo della storia, cioè, raramente l'insegnante ti ha mai chiesto, ma tu cosa pensi? Ma tu sei d'accordo? Ma tu... Non... Cioè, è difficile che ti vengano poste delle domande che si basi sulla relazione tra te e quello che stai ricevendo, no? Sì, esatto. E già noi come umanisti siamo stati impostati su un altro punto di vista. Il problema è che il sistema non permetterà a noi nuovi educatori di entrare nel sistema e quindi cambiare le cose. E quindi ci vorranno un bel po' di decadi, penso. Però a livello di, cioè, da umanista ti dico che le cose sono cambiate, no? Ci sono, vabbè, evitiamo il discorso sull'opera, però il problema è che non ci permetteranno di lavorare. Questo è l'unico. Sì, Simone, No, una curiosità. Per capire se c'era un livello di percezione diverso già sulle istruzioni date per il gioco, perché ci ho riflettuto dopo, quando ci hai chiesto di metterci spalla a spalla, con le sedie però, volevo capire quanti di voi nel mettersi seduti sulla sedia sono andati poi a cercare il contatto con chi era alle spalle. Perché no, c'è la possibilità o di sedersi così, c'è, cioè, comunque distanza, no? Sì. Dallo schienale, quindi dalla spalla dell'altro. Oppure cioè io cercavo tutti i modi di... Ah, perché io ho detto spalla a spalla? Sì, no, io per esempio ho dato per scontato che ci doveva essere il contatto fisico tra le due spalle, no? Sì. Perché, boh, per entrare in sintonia, per comunicare meglio, eh? Sì, no, infatti, cioè io l'ho dato per scontato che ci dovesse essere questa cosa. Invece... Perché ho visto Sabrina il Natale, tu eri proprio con la testa appoggiata, esatto, sulla schiena. C'è chi era proprio seduto così steso con anche la testa, a contatto con la testa dell'altro. Chi solo la spalla e chi invece niente. È anche un modo per ascoltarsi, perché è difficile se si stava proprio... Yeah. Cioè io l'ho sentita come qualcosa proprio di necessario. Sì. Volevo capire se per gli altri era la stessa cosa o diversa. Quasi arrivato lì. Quindi ovviamente, no, questo esercizio c'era anche di confermare un po' questa idea di proprio buttarsi nella diversità di questi punti di vista, di cercare anche, perché pensando a quello che hai detto tu, no, che in quanto questo schema mentale è già forte in età così, che c'è una risposta sbagliata e una risposta giusta, no? E questo è un schema mentale che portiamo tutti in un modo avanti, no? In questo trovo veramente importante di essere consapevole per andare in fasi di cambiamenti, in fasi di transizione, quando c'è complessità, non aiuta più, eh? È proprio, altrimenti si ripete cose che si sa già. Quindi questo la mattina era un po' entrare per aprire questo tema. Ma ritorniamo in un altro modo anche a questo tema delle schemi mentali. Va bene.
facciamo una pausa pranzo.